Sì. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Aiuto! Uzza! Vabbè! No! Che cos'è successo? Oh mio Dio! Ma quello è Sans! Salve gente, sono Isaac e siamo su Sans, il gioco roguelike del... Avete presente? No, Toby, cosa mi hai fatto? C'avevo Papyrus qua... Lo chiamo Papyrus perché sì, lo chiamo Papyrus. Che cosa ti hanno fatto? Comunque, a quanto pare siamo in guerra con gli umani. Come su Undertale, guarda. Comunque, benvenuti su Skull. È un gioco che ho visto qualche tempo fa, era in Early Access su Steam... E ho visto che era una specie di roguelike semi-platform, quindi un po' come Spelunky. Allora ho detto, ma sì, dai, proviamolo. Eccoci qua. Lo so, è uscito un anno fa. Mi hanno dato un'arma, un osso, no? Come se non avessimo abbastanza. Sbaglio o solo un braccio? So di avere un solo braccio. Wow. Lingue. Inglese. Tedesco. Spagnolo. Portoghese. Succa polacco. Francese e non c'è l'italiano. In tutte ste lingue c'è il Burundi, ma non c'è l'italiano. Tra un po' ci mettete anche il pasto, guarda un po'. Allora, vediamo un po' cosa. Sembra che ci sia del combattimento, infatti. Perché mi ricorda tanto il personaggio di Hollow Knight? Perché questo gioco prende ispirazione da una tonnellata di indie? Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Skull, sei sopravvissuto all'attacco, strega. Wait, è un'umana? È la professoressa McGranite! Salve! Su forza insieme. Wingardium Leviosa! Ok, abbiamo incontrato questo scheletro che ormai è andato, credo. Si è diventato più una catapecchia che uno scheletro. E mi dice, prendi la mia testa. Sarà piena di mana. Ok. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Ho appena trovato il gioco migliore del mondo. Posso veramente trasformarmi nei cadaveri delle... Oh mio... Aspetta. Perché sta cosa mi ricorda Crash of the Titans? Cioè, non per dire. Sfrutta i tuoi nemici morti. Yeah. Posso prendere questa? Posso prendere le... Ok, magari più avanti. Orco? Quest'orco ha fatto fuori il tizio? A cui ho preso la testa. Mi stai dicendo che... Oh, mini boss. Mi stai dicendo che ora posso vendicare il tizio direttamente usando la sua testa. Posso fare così? Gatto! McGranite! Fai qualcosa! Aspetta, vediamo cosa fa nell'abilità. Ok, va bene. E questo? Mossa delle 60.000 chiusure. Non mi ricordo il numero preciso. Ma dai, bellissimo. Au, sto rischiando di morire. Bellissimo però, mi piace. Posso prenderti la testa? Oh. Questo è l'orco che ha fatto fuori il capitano. Quello che sono adesso io, a quanto pare. Però adesso è diventato buono perché non ha più quella pietra che aveva prima. No! No! Perché ho delle Artorias vibe? Primo eroe? No. Vabbè, cos'è? Freezer! Namek, stai attenta! Anime. Ok. 소녀는 계속해서 달렸어요. Che sembra un anime adesso. Aspetta, quel bambino siamo noi per caso? 소녀는 결국 지쳐 쓰러졌고 그런 소녀네 위에 그림자가 드리워졌어요. Non dirmi che siamo quel bambino. 그 소녀의 마지막을 지켜보려 했어요. Sì, siamo quel bambino a quanto pare. Siamo morti e ora siamo degli scheletri. Bellissimo, mi piace. Non siamo Sans, purtroppo. Un vero peccato, ma... Buongiorno! Ma allora ce l'abbiamo! Bellissimo come zaino. Voglio un Chester così, guarda. Non la skin di Chester per quello. Ok, mi ha dato una pergamena contenente delle abilità, delle magie, a quanto pare. E possiamo guardare così... tutte le robe che abbiamo. Teschi, 2. Quintessenze, 0. Items, 9. Posso portare solo 9 item.
posso... Ah, due magie c'ho. Posso tirare il teschio e posso teletrasportarmi sulla posizione del teschio. Ah, io tiro il teschio e poi mi teletrasporto. Bello. Ok, vediamo un po' come va. Oh, 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 bellissimo. Ah, se posso tirarlo anche in alto? No, che peccato. Però è un'ottimo portal gun. Diciamo, portal led. Quindi fammi capire, quanto avanti può andare il teschio? E adesso? Ah! Vabbè, allora buttiamoci. Spero sia la cosa giusta da fare. Wow, va. No, c'era un segreto. No, vabbè. Buongiorno. Ok, e qui abbiamo dei livelli. Ah, ci abbiamo la prima scelta. Possiamo decidere se andare nella foresta o nella foresta. Ma ci sono gli stercorari di spelanchi. Guardalo, guardalo. Non posso schiacciarli qua. Ah. Va bene, andiamo sulla foresta, vediamo. What? Così tanti nemici. E io non posso saltare sul muro, grazie. No, va bene, allora andiamo. Oh mio Dio. Aspetta. Vabbè. Ok, molto, molto alla Dead Cells come cosa. Cos'è questa roba qua? Posso prenderla? Posso farci qualcosa? Please, dimmi di sì. Magari più avanti, aspetta. Tu? Ah! Ok, devo stare attento. Se perdo tutta la vita, come su tutti i roguelike, dovrei morire e ricominciare tutto da capo. Quindi evitiamo. Sapete cosa? Io mi aspetto delle boss fight assurde da sto gioco, eh. Io voglio che sto gioco abbia delle boss fight assurde. Oh mio Dio, potevo saltare sui cosi. Questi arcieri li odio. Ah! Ah! Ok, ho visto! Quella robina viola mi ricarica la vita. Ottimo, ottimo. Almeno è facile da ricaricare, non come... Salve. Non come sugli altri giochi. Ho spelanchi. Item. Endskull. Quando attacchi con gli attacchi normali c'è il 30% di possibilità di fare un attacco aggiuntivo. Ok. Ah, posso distruggerlo per 5. È troppo Dead Cells sta cosa. Comunque, pick up. Oh, bello. Posso... Ah, posso cambiare con LB. Ok, va bene. Se l'attacco tag team. Siamo su Budokai. Cioè... Oh, bellissimo. LT. Credo di aver trovato il gioco migliore del mondo per il momento. Allora, lei che cosa fa? Io ho paura, quindi sto qua. Sto qua e... Ok, va bene. Quel coso è OP. Quel coso è OP. Ho solo 50%. Ok, devo essere aggressivo a quanto pare. Ah, già. Ah, cos'è? Rayman. Ah, non ci sto capendo la mazza. No, ma che cos'è sto gioco? Ma dai, ok, va bene, quel nemico mi ha quasi ucciso. È la posizione che trolla. Troppo, non voglio morire subito. Non voglio morire subito. Ora cerchiamo di non farci schiacciare proprio alla fine. E ok, vita? Niente vita. Come ho detto, sto gioco è infame. Ah, devo far fuori tutti i nemici per aprire la porta. Oh, madò. Allora, io ho un problema. Quel coso lì è in una posizione bruttissima. Ah, ma che pirla, basta fare così, giusto. Grazie, dammi un oggetto. Backroll. Non mi sembra molto buono questo. Dovrebbe darmi soldi. Chi sei te? Sembri molto sad. Posso... Ah, ho capito, te sei qua per sfogare la rabbia di tutti quelli che stanno per perdere, hai ragione. Andiamo nella foresta piena di fiamme dell'inferno, oppure andiamo nella zona piena di tesori? Beh, mi sembra ovvio. Oh, no, no, no! E lui c'ha un attacco... C'ha un attacco in aria, bellissimo, un attacco schiacciata. Sembra molto infame. Ah, ok. Buongiorno. Stenga, mio amico. Bobby, ok. Salve, tesoro, è questo. Certo, un po' deluso, fuori mi facevano vedere che c'era tipo il tesoro più grande dei pirati di tutti i mari. Ma qua c'è una cesta soltanto. Ok, mi dà 40% di danno in più da dietro. Ed è diviso in due, è diviso in blitz e duello. Credo che blitz sia nei livelli normali dove ci sono tanti nemici, e duello è dove ci sono i boss, forse. Quindi... Posso prenderla? Che succede se la prendo? Ah, ok, un oggetto, non è una maschera. Va bene. Però ora siamo obbligati ad andare qua dentro sul fuoco. Vediamo un po' cos'è.
Non c'è un grammo di fuoco. Ah, aspetta, per il falò qua. Per la pentolina. Ora non c'è più fuoco. Ho salvato la foresta, basta. Cos'è questo? Posso... Perché? Ah, increase attack speed. Vabbè. Oh, oh. Posso... ok, OP sono io. Ma che cos'è? Bellissimo. Ma allora... Gioco, non fare l'infame. Rayman 1 intensifies proprio. Oh, ah, questo è un tesoro. Questo è un buon tesoro. Quanti soldi mi dà? 700. Negozio, sì. E ci sono degli esseri umani qui. E tante altre cose. Oh mio Dio, mi piace. Un centro commerciale, altro che negozio. Aspetta, mi sto perdendo. Un attimo. Allora, noi abbiamo 700, quindi possiamo prendere soltanto una cosa sola. Mi ha dato un achievement il gioco, comunque, grazie. Questo credo che serva per ricaricarmi la vita, perché c'è una torta che mi dà 30%. Questo invece mi dà abilità. Lei invece mi dà teschi. Infatti è una cacciatrice di teschi, va bene. Ah, ma aspetta, ma questa è una valuta diversa. C'ho 23 di quella moneta lì. Oh, aiuto. Questo invece... mi dà item. E qua sotto ci sono altri 3 item. Ok. Credo di aver capito. Beh, io avrei bisogno solo di vita per un momento, quindi... Gnom, grazie. Let's go, andiamo. Ma mi piace come usciamo dal nulla proprio. Oh oh. Boss. Duel. Eroe principiante. Fortunato te che puoi essere un eroe da principiante. Oh oh, primo boss. Primo boss. Oh madò, oh madò, oh madò. Siamo in un duel. Dark Souls. Aspetta, no. Posso tirare. Fa male il mio teschio. Toc. Bellissimo, guarda. Hop, e sono dietro di te. No, vabbè. Ma che cos'è? Aiuto. No, devo capirmi. Devo usare l'attacco. Ok. No! No! Bobby! Vieni qua! Franco! Dove sei? Sto! Ok, va bene. Sapete, ho come l'impressione che farò una brutta fine qui. Esatto! La leggenda comincia. Grazie per il complimento, gioco. L'ho fatto iniziare il prima possibile perché sapevo già tutto. Sì. Mi piace come per iniziare la partita devi proprio fisicamente gettarti. No, mi sono dimenticato. Devi letteralmente gettarti giù da un burrone. Mi piace. La cosa bella è che adesso sto imparando piano piano e non dovrei più sbagliare. Questo è il bello dei roguelike, no? Chest. Vediamo. Ma è la tabi pappa. Quando colpito crea un'esplosione che fa danno fisico. Ah, e guarda. C'ha degli effetti diversi in base a dove mi trovo. O no, in base allo scheletro che sono. Non ho capito bene sta cosa, ma noi prendiamola comunque. Che vuol dire? Che cosa vuol dire? Allora, quello con gli scheletri potrebbe voler dire... Oh mio Dio, che cos'è sta roba? È Franco! Sì, ho capito. Quello dove ci sono i teschi. La porta dove ci sono i teschi. Oh mio Dio. No, ok. È una porta con dentro un teschio. Quindi tecnicamente a fine di questo livello dovrei avere un teschio nuovo. Fa vedere. Samurai. Mi mettono i cosi per testare. Bello. Samurai. LT. Vabbè, Trunks. RT. Vabbè. Aspetta, perché ci sono i cosi? E grazie alla tabi pappa. Quando faccio danno con un attacco normale c'è un 20% di probabilità di avvelenare gli nemici. Oh, bello. Mi piace come ci sono le percentuali alla MOBA. Mi piace. Ok, proviamoci. Bellissimo. No. Basta. Ha vinto sto gioco. Probabilmente diventerà come Dead Cells, che lo giocherò due volte e poi basta, però vabbè. Ok. Sata! no, aiuto! Negozio! 669. Ho una spada che mi aumenta il danno del 25%. Questa cosa qua c'ha qualcosa di giallo, quindi è forte. Ah, ok. Questa è una bomba, tipo.
Beh, voglio provare la quintessenza, quindi compriamola. RB. Spero non sia un singolo utilizzo, perché sarebbe molto tragico. Rieccomi, buongiorno. Cos'era quella risa? Tu ridi di me. Oh mio Dio, ok. Cosa? Quintessenza. Vabbè. What the fuck? What the fuck? Tutto ok. Mi dispiace, non volevo, giuro. È un po' ingiusta come cosa. Aiuto. Oddio. Perché c'è un altro boss? È un boss questo? Sei un boss? O sei un personaggio? Non mi fai male. Quando prendi le teste degli altri ottieni i loro poteri. Però le teste che hai preso fanno schifo. Dave, grazie. Vuoi darmi la tua? Magari? C'ho una spada se vuoi. Ok, colleziona dei frammenti di ossa e ti potrò aiutare con i tuoi poteri. Davvero? Aggiungere le ossa alle teste permette di vedere i loro veri poteri. Ne sostengo te perché c'ho meno di 50 di vita. Buongiorno. What's up? Aia. Che stu... vabbè. Ma che cos'è? Aiuto. Oh, è bellissimo. Vabbè, buonasera. Pensavo fosse un alleato. Che cos'è quella roba lì? È la volpe... Non lo voglio vedere. È una volpe... È una volpe a nove code. Sì. Buongiorno. Lei chi è? Ok. È Hunter. Circa. Ok, quindi questo tizio lo ritroveremo allo spawn. Bello, bello. Vediamo un po'. Un nuovo teschio. Posso sostituirlo al nostro amico qua? Sì! Ok. Quindi adesso quello standard l'abbiamo buttato via. E... ok, posso proteggermi per 2 nanosecondi. Mi sembra interessante come cosa. Con questo personaggio posso attaccare dashando, che mi piace come cosa. Sto imparando a giocare il gioco, mi piace come cosa. Altro teschio, vediamo. Esplode dopo 5 secondi facendo danno magico. E vabbè, cos'è? Aiuto. Qua mi sa tanto di boss. Io ho solo 27 di vita. Questo è un boss. Sì. Sì. Bobby, che cosa è successo? Oh mio Dio. Ok. Sapete una cosa? Mi fermo qua. Yama versione albero proprio. Voglio continuare a giocare a sto gioco. Ci farò un altro episodio come minimo. Voglio battere sto boss. Quindi noi ci sentiamo alla prossima. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video. E sì, arrivederci.